Patrizia, sono la segretaria della Fondazione Maruzza. E la Fondazione Maruzza, come tutti sanno, si occupa di cure palliative pediatriche. E organizza eventi nazionali e internazionali e proprio in uno di questi io ho avuto la mia primissima giornata emozionante quando ho conosciuto Sara. Sara è una ragazza ormai maggiorenne ma che dall'età di 9 mesi è stata colpita da una malattia invalidante, l'atrofia muscolare spinale. Questa malattia purtroppo la costringe a rimanere a letto, su di un letto molto speciale perché, come dico io, sembra sia il prolungamento delle sue braccia e delle sue gambe. Da lì lei detta legge, non si fa scrupoli, una combattente nata. Ti poni veramente tantissime domande e dici: ma come fa lei? Come fanno i suoi genitori ad aiutarla? Chi aiuta loro? Perché anche loro hanno bisogno, loro hanno un carico emozionale oltre che diciamo una fatica fisica non indifferente, per cui anche loro hanno bisogno di un aiuto. Le cure palliative prendono in carico la persona malata e anche tutta la famiglia, dando loro il supporto necessario in qualunque momento, in qualunque modo. Ragazzi, le cure palliative servono a questo, servono ad aiutare familiari e malati. Le cure palliative accolgono, abbracciano il malato e la famiglia. Le cure palliative non sono un palliativo, ma sono la presa in carico del paziente e della famiglia.